Ennesimo spettacolare successo della quarta edizione del raduno di auto e moto d'epoca organizzato dal Club Motostory di Saviano, che è rientrato nella lista di appuntamenti della giornata nazionale delle auto storiche. Impeccabile organizzazione anche per la sfilata, che ha visto tantissime auto sfilare per la città di Saviano, dalla Ford Anglia alla Lancia Appia Terza Serie alla Topolino. Queste ultime davvero si sono distinte per la loro autenticità e per i loro accessori introvabili oggi nelle macchine moderne. Presente un ampio parquet di auto di vecchia storia come le 500, il Maggiolino, il Maggiolone, la Diana, la Renault 4, diversi tipi di Alfa Romeo, le 126, le Bianchine, le Volkswagen, le 112. Oltre alle auto, presenti moto, Vespa e Lambrette che ancor più hanno impreziosito la storicità del raduno di Saviano. Utenti, siamo qui a Saviano, sono con il presidente Fuschillo del Motor Store Saviano, qui nelle immagini al raduno di auto d'epoca, moto d'epoca. Ecco, presidente Fuschillo, di nuovo un'edizione importante, qui ci sono già la presenza di visitatori che stanno in realtà iscrivendosi per il raduno auto. Ecco, quest'anno come vi siete organizzati? Quest'anno vorremmo fare qualcosa di migliore, sperando che il tempo ci fa compagnia e abbiamo pensato di fare cose sempre nei migliori delle cose dell'anno prossimo. Quindi penso che se la gente ci accompagna sarà un bel raduno. Ecco, in effetti praticamente parliamo anche dell'aspetto tecnico, ci saranno tantissime auto d'epoca molto importanti.
ci auguriamo che partecipino tante macchine importanti al nostro raduno, perché pensiamo che noi partecipiamo a tutte le manifestazioni e la gente ci onora di questa cosa. Siamo già onorati con degli amici, con il responsabile di Tony Cercola, che è un amico in cui partecipiamo a tutte le sue manifestazioni, e lui già è presente qui con noi. Lo ringrazio a Tony. Ecco, in effetti, Presidente, comunque una manifestazione che conferma il suo spirito di iniziativa, la sua linea tendenzialmente per rivalutare l'auto d'epoca. È normale, pure perché oggi è la giornata dell'auto d'epoca a livello nazionale, e quindi faremo in modo che siamo presenti a questa cosa come un club numeroso. Sono con Tony Cecola, commissario tecnico Club Basi, qui nelle immagini. Oggi è la giornata nazionale per le auto d'epoca, in ricordo delle auto d'epoca. Siamo qui, vedete, ci sono tantissime auto, come si evince dalle immagini. Tony, davvero una giornata importante per le auto d'epoca. Sì, diciamo che chi è appassionato di auto d'epoca, oggi è un giorno speciale, è un giorno particolare. E io ho scelto Saviano perché loro sono delle persone sempre squisite, quindi niente, preferisco Saviano stamattina. Arriveranno comunque tante macchine sicuramente, perché adesso è ancora un po' presto, e niente. E in effetti parliamo anche della presenza delle auto. Secondo te stamani ci sono delle auto davvero interessanti? Sì, sicuramente arriveranno delle auto interessanti. No. Queste sono le prime macchine esposte. Questa è una Porsche 911, questa è un'Alfetta, vediamo due belle Giulie, una 500 del club Camed, vediamo una 126 un po' personalizzata, la mitica 112 che adesso diciamo è diventata un'elite dello storico. Ecco, perché è diventata un'elite? È una macchina che comunque piace, quindi automaticamente poi non... Ma piace per l'estetica o per il motore? Piace più il motore, anche l'estetica è bellina, però diciamo è una macchina che comunque dà delle emozioni. E in effetti è una macchina la più richiesta da un punto di vista storico dai visitatori o anche da chi è appassionato? Diciamo per il costo che tiene la macchina ci stanno degli appassionati, ognuno prevale il suo modello di auto, è normale che ci sta chi piace la Porsche, chi piace il 112, chi piace l'Alfa, capito? Quindi ognuno ha la sua... Poi ci stanno i possessori di 500 che loro se le personalizzano. Io ho iniziato, prima di avere la Porsche, ho iniziato con una 500, e ti posso garantire che la 500 è una macchina molto molto sfiziosa da guidare, una chicca, come infatti mia figlia, oggi 14enne, mi dice: papà, te la compri un'altra volta la 500? Perché diciamo la 500 dà l'immagine dello storico nei giovani noi, diciamo. E poi abbiamo anche la Fiat 126. Abbiamo una 126 che ha avuto una storia anche lei, non ha avuto un lancio fortissimo, però è una macchina che comunque io la preferisco, perché è una macchina comunque comoda, puoi andare dappertutto, cambio comunque, non c'è bisogno di fare la doppietta come la 500 originale, quindi un'altra macchina. Abbiamo un'altra abbiamo il 112 70 HP Abarth, che comunque adesso sono diventati un attimino macchine comunque un pochettino da riservare, perché diciamo che è salito di prezzo, penso che ci sta il 58 di questa versione, che si parla anche di 20.000 euro, e quindi questo è. Poi io sono sempre per la 500, vedi? Questa è una bella 500L, sarà anni 71-70 più o meno. E quanto vale il prezzo di mercato delle 500? Il prezzo di mercato di una 500 così dipende un attimino quanto vanno a chiedere. Una macchina che vale sui 5-6 mila euro, non di più. Cari studenti, siamo qui presso le iscrizioni. Salve, ciao. Ecco, siamo con un automobilista di Sarno. Ecco, oggi è la giornata nazionale delle auto d'epoca. Davvero interessante questo evento a Saviano. Sì, sto a Saviano perché sono con i miei amici e sono venuto con la Delta LX 1991.
penso che sarà una bella giornata, gli amici sono accoglienti qua e penso che andiamo avanti. Quando riguarda il sorteggio, in questo momento si può regalare un estintore, vedete nelle immagini, un cesto con un prosciutto grandissimo, tradizionale, e poi abbiamo un altro cesto che contiene diversi prodotti, che va dal vino all'olio, agli spaghetti, al caffè, al formaggio, allo zucchero. Il prosciutto è il primo premio, vedete nelle immagini un prosciutto di 8 kg, chi sarà sorteggiato, quindi sarà bene tutto l'anno insomma. Ecco, vedete che qui abbiamo davvero un'auto storica, Lancia Appia terza serie nelle immagini. Ecco, questa è davvero storica, quanti anni ha, da quanti diciamo è vita? Nel 1960, adesso tiene 60 anni, 63. Bene, vediamo un attimo il motore, vedete è molto particolare sotto l'aspetto tecnico, sta girando qui. Come funziona? Funziona, quattro tempi a benzina, motore 1100 di cilindrata, perfettamente funzionante. Bene, bene, ecco, vediamo un attimo gli interni, davvero molto caratteristica quest'auto, gli interni molto pulito, c'è tutto, vero? È tutto originale, vedi? E tra l'altro abbiamo a vento, vero? L'apertura a vento. Controvento. Controvento. Controvento, i sedili ribaltabili. Con il proprietario della Topolino qui nelle immagini, vedete, ecco, davvero una macchina storica. Sì, beh, c'ha ben 74 anni. Gli accessori tutti di ferro, abbiamo qui davanti, vedete, nelle immagini. Sì, è tutta originale, così come è uscita dalla Fiat. Allora, questa è una griglia per far entrare l'aria per il radiatore. Come... Poi ricordo, abbiamo sia il faro, vedete, e abbiamo un altro faro, questo qui sopra. Queste sono state aggiunte successivamente, sempre nel periodo suo, perché quando il codice della strada cambiò nel 59, che ci volevano le frecce. Poi abbiamo anche gli interni, diciamo che si apre per controvento, insomma, no? Giusto? Sì, come tutte le macchine di quel periodo. Anche gli interni, vedete, davvero molto bella all'interno. Questi utenti, sta arrivando un'auto davvero molto caratteristica, la Ford Anglia. Qui nelle immagini c'è una coppia, vedete, che in questo momento sta cercando di parcheggiare la macchina di Harry Potter. Come si... Sono con Massimo, proveniente da Torre del Greco. Ecco, oggi è la giornata nazionale delle auto storiche e tu sei venuto con un'auto davvero storica. Sì, sono venuto con una Ford Anglia del 1960, ristrutturata personalmente da me in 3 anni, un po' alla volta, pezzo. È davvero molto bella anche il colore. Bellissimo il colore, bellissima la macchina, è un amore. Mi innamorai la prima volta del cruscotto di questa macchina, la parte interna. Era un pezzo di ferro, veramente era un pezzo di ferro. Qual è il segreto buttare di quest'auto? Ma nessun segreto. La resistenza forse? Resiste? No, questa macchina, a parte la resistenza, questa è una macchina che all'epoca, 1960, era già abbastanza evoluta, nel senso frizione già... con la pompa, aveva tante cose che all'epoca delle macchine non avevano. Ecco, abbiamo comunque tutti gli accessori in ferro, carissimi utenti, dal paraurto ai fari, alla griglia, agli specchietti. Poi gli specchietti tra l'altro sono messi in un'altra posizione, vedete, molto intelligente la costruzione dell'epoca degli ingegneri. Abbiamo anche il deflettore di ferro, come si vince dalle immagini. Vediamo gli interni, caro Massimo, prego. Abbiamo interni che sono molto interessanti. Cosa c'è di caratteristico? Di caratteristico, la cosa bella che mi piacque è questa forma del cronometro. E abbiamo uguale al porta oggetti. Infatti la versione inglese, perché questa è la Ford inglese, non la Ford americana, l'unica inglese, la versione inglese porta il contachilometri dall'altro lato, il portapacchi da quest'altro lato e tutta la guida dall'altro lato. Anche la condizione atmosferica è tutta fatta di ferro, è tutta realizzata in ferro, vedete, tutta qui ferro. È tutto di ferro, tutta. Veramente straordinaria. Questo, carissimi utenti, è il motore che si apre in modo molto facile. Massimo, vieni un attimo. Sì, sono qui. Ecco, davvero un motore straordinario. Sì, anche il motore è stato fatto, realizzato pezzo per pezzo, tutto smontato, molto piccolo, 900 di cilindrata, 999, e niente, comunque è performante. Sono con Felice Ciccone, ecco qui la bianchina, l'auto bianchi, molto caratteristica, da quanti anni che passi? Del 64, ricordo che ci sono tutti gli accessori di ferro, come si evince dalle immagini, vedete, dallo specchietto al faro. Diciamo che lei si è trovato sempre bene. Tutto originale.
tutto originale. Si è trovato... Siamo una Fiat 500 risalente a che anni? 1970. Benissimo, è un'auto che ha dato grossa soddisfazione. Sì, 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 ho 40 anni che ce l'ho solo io. Ecco, lei da dove viene? Da Sarno. Un altro utente con la 500, davvero una macchina storica. Sì, sì, mi trovo molto bene con la 500. Ecco, da quanti anni la possiede? Sono 30 anni. Beh, ritiene che in effetti oggi è la giornata storica delle auto d'epoca, ritiene che questa auto ha offerto grosse soddisfazioni? Sì, sì. Ecco, vedete, c'è il maggiolino e il maggiolone. Siamo con Antonio. Antonio, ciao, davvero ti ho offerto grosse soddisfazioni, ma qual è in effetti il segreto di quest'auto? Il segreto di quest'auto è che devi sempre mantenere pulite, sistemate, perché per far bella figura quando tu vieni in queste dimostrazioni delle macchine d'epoca. Questo qua è decappottato, si toglie la cappotta, se lo prende anche per sposare questo qua. Gli amici però, non è che io ho fitto. E poi abbiamo il maggio, questo è il maggiolone, invece questo è il maggiolino. Questo è il maggiolino del 79 e questo qua è del 75. Siamo di fronte ad una 124 coupé Fiat, siamo 124. Qui, ecco, abbiamo con l'utente signor Manzi e... Giovanni. Benissimo, Giovanni Manzi. Un'auto che è davvero storica, da quanti anni lo ha? Questo è del 73, è tutto originale la macchina e c'ha solamente due proprietari. È tutto originale, la macchina è scritta all'ASI e purtroppo è una macchina che ci tengo perché è troppo bella e quando vado a un posto diciamo faccio delle belle figure. Ecco, qual è in pratica il segreto di quest'auto? Il segreto di quest'auto è quando piace al giovane un po' strillante che incomincia a sgommare dietro e si alza la macchina. Siamo in presenza di una Renault, qui nelle immagini una Renault 4, abbiamo appunto, prego, salve, davvero un'auto eccezionale, le piace molto? Grazie, e questa è la terza che io... Diciamo, molto interessante, vedete abbiamo la marcia diciamo molto storica, è una delle macchine che ha il cambio diciamo originale. Sì. Con la signora De Rosa, utente della Renault 4, vedete questa è una macchina davvero storica, una macchina francese, ecco lei si è trovata sempre bene? Sì, sì, ormai sono tantissimi anni, che noi... è la terza. È la terza auto, sempre Renault 4 praticamente, cosa praticamente le ha attratto di quest'auto? Ma c'ha la sua originalità, a noi piace tanto. Bene, ecco, in effetti vedete che è tutto in pratica in ferro l'auto, andiamo a vedere un po' anche gli interni che sono quelli che in pratica l'originalità praticamente del cambio, come si evince dalle immagini, vedete il cambio è in alto e abbiamo un'auto che è davvero molto sfiziosa con lo stereo in giù, abbiamo quattro posti con la Golfo GTI Volkswagen, siamo con... Prego. Giovanni Caliendo. Ecco, dove vieni? Da Lauro. Benissimo, ecco, un'auto che ha offerto grosse soddisfazioni. Sì, è una vettura che praticamente ha una buona spinta ad alti regimi, quindi è molto divertente da guidare. E questo è un modello che mi è sempre piaciuto, anche perché da più da ragazzo ne ho avuto già un'altra, però la 8 valvole, questa invece la 16 valvole è più prestata ad alti regimi. Vabbè, questa è una macchina sportiva che praticamente corre pure su strada, ha una forte velocità. Sì, va anche su strada a una certa velocità, poi è comodissima e per un utilizzo anche da viaggio vero e proprio, perché come l'ho tenuta io e ce l'ho, è una vettura praticamente perfetta sia di meccanica che di carrozzeria. Qual è il segreto di quest'auto? E diciamo che innanzitutto è proprio la comodità della guida e delle prestazioni, è molto, molto solida e poi chiaramente essendo una 5 porte ha anche un bello spazio fruibile per quanto riguarda le persone se uno vuole fare una classica passeggiata. Senti, siamo con Lancia Delta, un'auto che ha offerto grosse soddisfazioni. Siamo qui con Gennaro. Gennaro, alla fine è davvero un'auto che ha rappresentato la storia delle auto. Sì, è una grande macchina perché ha vinto sempre il rally. La Delta è stata sempre una grande macchina, purtroppo io sono appassionato di queste macchine, purtroppo ho più di una macchina, però questa qua è più, mi piace di più. È indicata per il rally, infatti sì, sì. Vediamo queste auto Lancia Delta con trazione anteriore che in realtà
partecipa molto bene al rally. È l'unico che hanno fatto con il Lancia Delta Helix, perché tiene un po' di tutto, tiene il tettuccio, dei vetri centralizzati, tutte e due. Le gomme sono anche buone per partecipare al rally. Sì, sono buone. Ma io vado spesso a farmi bei giri, cioè quando andiamo a fare dei raduni. Con Pierluigi, proveniente da Cisciano, oggi è la giornata nazionale delle auto d'epoca. Abbiamo qui l'Alfa, lui è venuto con l'Alfa Romeo, vedete la macchina utilizzata anche dalla Polizia di Stato, giusto se mi correggi? In effetti è un'auto, ecco, che cosa suscita in te quest'auto? Allora, questa è un'auto che è appartenuto sempre alla nostra famiglia, e adesso compie 50 anni, a ottobre compierà 50 anni, quindi c'è un legame affettivo. Al di là della motorizzazione, è stata una delle macchine più importanti dell'Alfa Romeo, è una delle macchine più importanti dell'Alfa Romeo perché ha contrassegnato la sua storia. E oggi la ritroviamo anche nelle macchine moderne, il nome Giulia, perché questa è un'icona dell'Alfa Romeo, è stata e lo sarà sempre. Ecco, prego Pierluigi, diciamo che in effetti abbiamo tutto in ferro, anche lo specchietto, carissimi utenti, ma anche le maniglie, vedete nelle immagini, abbiamo visto già l'esterno, vediamo un attimo l'interno che anche rappresenta, diciamo, uno store importante da un punto di vista dell'estetica, è vero, molto interessante, giusto Pierluigi? Sì, questa la vettura è originale, è un conservato perché non è mai stato restaurato, in quanto non necessitava di alcun restauro. Come la vede, è sempre stata tenuta in garage ed è sempre stata custodita nello stesso garage. Ecco, quello che volevo mettere in evidenza, vedete tutti gli accessori, anche la maniglia, l'apertura della porta, tutto il finestrino, è tutto in ferro, vedete? Carissimi utenti, abbiamo praticamente l'ingresso delle moto, come si evince dalle immagini, tantissime moto qui al raduno auto di Saviano. Ricordo che è la giornata nazionale delle auto d'epoca, ma ci sono le moto in vista, come si vince, la moto Guzzi, qui nelle immagini le moto Guzzi, Honda 500X, prego. Abbiamo qui un altro motociclista, un secondo, prego. Abbiamo ecco, davvero interessante questo raduno auto, tra l'altro oggi è la giornata nazionale delle auto storiche. Sì, sì, oggi è una bellissima giornata, sono contento di essere qui. Complimenti all'organizzazione e a tutti. Da dove vieni? Da un paesino vicino a Nola. Bene, bene, abbiamo un altro motociclista, la Honda, ecco, oggi è la giornata nazionale delle auto storiche, lo trovo interessante. Buongiorno. Di nuovo, la quarta edizione. Buongiorno, Salvatore Spera, proprietario della Honda CB 500 Fur. Siamo qui siamo lieti di questo invito e quindi sicuramente passeremo una bella ed ottima giornata. Con Ciro ed Erminio qui a Saviano, presenti anche le moto e le Vespe. Vedete, c'è il Motom, giusto? Grande moto italiana. Sì. Grande meccanica italiana. Un'ottima moto. Ecco, in più proseguiamo, vedete, c'è una Morini meccanica italiana. Ecco, abbiamo una moto che ha 6 marce del 74. Poi abbiamo la moto Guzzi. Poi la moto Guzzi nuovo Falcone Civile 500. Monocilindrico e del nostro presidente, una Lambretta Special 150. Bene, bene, poi continuiamo, abbiamo altre moto qui nelle immagini, abbiamo un'altra moto Guzzi, abbiamo anche una Benelli. È una grande moto, meccanica italiana e tutto il resto, eccolo là il principale. Ecco, abbiamo appunto un'altra moto, la Dragstar. Della Yamaha questa qua, è della Yamaha, sì. Abbiamo una moto Guzzi di vecchia data. Sì, questo qui è un galletto si chiama, questa qua, cilindrata 192 con ruota di scorta unica nel suo genere. Abbiamo un'altra moto Guzzi che è un altro modello. Questo è sempre un nuovo Falcone, però un modello militare questo qua. Abbiamo ulteriormente anche le Vespe, abbiamo il Club Somma Vesuviana, sì, sì, che è presente con diverse Vespe. Esatto, questa è una Vespa 150, l'altra pure, quello invece è uno scooter nuovo
Queste sono altre Vespa 150 o 125. Beh, abbiamo bene, complimenti per il Vespa Club Somma Vesuviana. Vedete che in pratica è presente qui con numerose Vespe, con numerosi mezzi. Ricordiamo che oggi è la giornata storica delle auto storiche. Abbiamo la Suzuki. Questa è una Suzuki 250 tipo custom, che è molto ben tenuta questa qui, che ha circa 40 anni. Poi c'è una Vespa 50 Special, uno dei primi tipi. In più abbiamo un altro club, Old Lambretta Club Campania, presente con una Lambretta di vecchia data. Esatto, questa qua è una di quelle più primitive, diciamo così. Ecco, poi abbiamo delle pick-up probabilmente. Esatto, sono due pick-up questo qua. Abbiamo un'altra Lambretta, ecco, questa che è importante è che c'è un misto tra Vespa e Lambretta, esatto, in pratica. Esatto. Abbiamo le Lambrette, abbiamo inoltre qui e un altro... Questa è un'altra Lambretta, pure Lambretta un po' vecchiotta. Una Lambretta molto antica, insomma. Sì, si vede proprio anche da... che è vissuta pure. Inoltre una Vespa 150, Vespa 150, abbiamo il Ducati. Ecco, questo che tipo di Vespa è? Questo è uno scooter che non ebbe molta fortuna, secondo me, perché se ne vede quasi... è più unica che rara questa qui. Non... Abbiamo un'altra Vespa, vedete, ci sono diverse Vespe tradizionali, abbiamo la Moto Guzzi, ci sono molte Moto Guzzi, vero? La Moto Guzzi perché fa furore secondo lei? No, è perché è un vecchio marchio, l'anno scorso ha fatto i 100 anni. Ecco qua, altre due. Abbiamo alla fine un'onda. Abbiamo l'Honda. Esatto, un'Honda quella lì. Siamo in presenza qui dell'Honda 500 CB4 nelle immagini, due Honda davvero interessanti da un punto di vista anche estetico e anche dal colore. Un paesani che stanno al ministero, di cui Giovanni Menzorio, l'onorevole Francesco Iovino e il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli. Passa la parola al parroco, così fa le benedizioni. Subito ci muoviamo perché poi lascio la parola agli altri. Facciamo innanzitutto una preghiera a tutti quanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Mando, Signore, il tuo santo angelo a custodire, proteggere tutti coloro che serviranno di questi veicoli, perché servendosi di essi possono godere la salute del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ragazzi, passo la parola al nostro sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, grazie Felice. Anche stamattina viviamo una bella mattinata grazie alla vostra associazione. Un'associazione che sta prendendo piede nel corso degli ultimi tempi e sta crescendo in una maniera incredibile, testimoniata dalla presenza stamattina qui di tante auto d'epoca. Ma del resto non può essere diversamente considerata la passione che voi organizzatori mettete in questi impegni. Non vi nascondo che il Presidente, Felice, tu sei il Presidente, è da un anno, cioè da quando finì la manifestazione la volta scorsa, che è cominciò già a organizzare la manifestazione di quest'anno. Complimenti a voi per il tempo che mettete in questa vostra passione, mettendoci, come dire, sacrificando i vostri affetti, sacrificando gli affetti familiari, sacrificando a volte anche il lavoro, sacrificando anche la tasca in certi momenti, perché vi costa anche sacrifici economici, una partecipazione di questo genere. Ma quando le cose si fanno con passione è giusto che si faccia e i risultati poi si vedono. Lo diceva ieri l'onorevole Menzorio, che vedo stamattina qui presente tra di noi, ed è sempre con un notevole piacere che lo salutiamo, perché la sua presenza costante sul nostro territorio testimonia una voglia di essere, come dire, dentro non solo le cose belle di questo paese, ma anche i problemi che purtroppo questo paese, come tutti gli altri paesi, vivono. E allora diciamo che prendiamo spunto da questa mattinata per guardare oltre e per cercare di migliorare
noi come parte amministrativa, come amministrazione comunale, voi come associazione e tutti quanti gli altri che vivono nel mondo associazionistico, migliorare le nostre attività per fare in modo che si cresca, e crescendo tutti quanti insieme cresce la nostra comunità, cresce Saviano. Viva questo moto, questo raduno di Autodepo, sperando che possa crescere e migliorare nel tempo. Buona domenica a tutti quanti. Io lascio all'amministratore comunale di Saviano il nostro gagliardetto. Grazie. Per l'inaugurazione. Bene. Grazie. Passo la parola all'onorevole Pizzorio. Buongiorno a tutti, io con grande piacere sono qui stamattina con tanti amici a presenziare ancora una volta un evento che si ripete qui a Saviano, che racconta quanto questo tessuto sociale, nostro territoriale, sia vivo. Che è un tessuto sociale ecco, straordinario, che racconta una crescita in una prospettiva che sarà sempre più rosea se ci sarà quella importante sinergia che anche il sindaco Simonelli ha voluto raccontare. La politica e le istituzioni devono fare questo, devono essere presenti per cogliere gli aspetti e poter applaudire insieme le cose belle del nostro territorio e poter lavorare insieme alla risoluzione delle tante criticità che appartengono non solo al nostro territorio ma a tanti altri. Ovviamente noi cerchiamo di difendere ciò che sono le nostre radici, ciò che è la nostra identità, lo facciamo convintamente ed è questa la ragione per la quale vi complimento quest'oggi ancora una volta con gli amici che hanno voluto ripetere questa straordinaria iniziativa. Michele Arrocca, Vincenzo Arrocca, tanti altri amici di tanti altri contesti che operano convintamente e che ci consentono ecco, di immaginare una Saviano migliore. E noi ci siamo per fare la nostra parte, con la nostra presenza tutti insieme questa domenica lo raccontiamo. Allora questa è la strada giusta, andiamo avanti perché sono sicuro di risultati sempre migliori. Buona domenica a tutti e grazie. Anche al nostro onorevole gli ricordiamo un gagliardetto del suo amato paese. Sapendo che il Paolo è stato ampiamente fatto sia dal nostro onorevole che dal nostro sindaco, è da 6-7 anni che siamo ormai in questa situazione, che vediamo sempre di più per portare avanti questo nostro nuovo sogno con tutte diciamo, le problematiche che possiamo incontrare. Non ultima, voglio dire, sembra un po' incredulo la cosa, ma voglio dire, cioè, le forze dell'ordine ci hanno dato una grande mano su questa manifestazione, però hanno comunque peccato di qualcosa che potevano evitare. Non fa niente, andiamo avanti comunque e cercheremo di rifare lo stesso anche l'anno prossimo. Grazie. Ragazzi, io come presidente del Moto Story Saviano ringrazio tutti i partecipanti dell'onore che mi hanno reso stamattina. Tutti, dico tutti, compresi tutti, anche le forze dell'ordine che mi hanno aiutato a mantenere calma questo paese. Grazie a tutti. Ragazzi, tra poco ci sarà il sorteggio e vi... Prendine uno solo. Bene, wow. Vediamo chi è uscito. Oh, facciamo una burlata sul bambino. Iossa 373. Paolo Spegnolini, Giovanotto, uno solo, vediamo chi è. Gira? De Lo Iacono. Secondo premio Carrella. Dammelo a me, vediamo chi è fortunato. Pierro, sei stato fortunato, Andrei. Grazie per la partecipazione.